Beh, dopo una prima registrazione andata male perché il microfono a quanto pare si è fatto i cazzi suoi, vediamo di rifare il video, questa volta facendolo funzionare. Bene, cosa abbiamo qua? È uscita la beta open di Shotmania della Nadeo. Nadeo che tutti conosceranno per i famosissimi Trackmania, quei giochi di corse che hanno fatto dei riflessi e della capacità di inventarsi nuove traiettorie, il suo punto di forza, perché sono tutte piste fuori di testa, con rampe, giri della morte, salti e di tutto di più. Bene, cosa hanno pensato questi della Nadeo insieme a Ubisoft? Di fare uno shooter molto adrenalinico, molto veloce alla Quake 3, comunque questi arena shooter dove contano molto i riflessi. E qua praticamente si salterà e si correrà come dei pazzi. In questo momento abbiamo l'ambiente Storm, come vedete anche qua da questa schermata, in cui praticamente il tema è l'ambiente medievale. Ho fatto un po' di partite online, in cui praticamente si è un tot di giocatori che partono tutti insieme in questa mappa che sono comunque speculari, nel senso che sono da ovunque parte il giocatore che parte praticamente dalle parti esterne della mappa, sono tutte uguali e vanno verso l'interno, trovandosi vari ostacoli, rampe, salti, fino ad arrivare al parte centrale dove c'è una specie di torre da conquistare in modo che parta una specie di tornado all'esterno che pian piano si restringe e tutti i giocatori che rimangono all'esterno in questo tornado vengono eliminati, un po' come nei giochi di macchine dove si va all'eliminazione, che quell'ultimo che finisce il giro viene eliminato. Come funziona anche che adesso proviamo un po' un server qualsiasi beginner, no? Che sono dei nabi completi. Proviamo un server qualsiasi su qua. Ah, una cosa che ho notato è che di italiani ci sono veramente veramente pochi. Tanti francesi, tanti tedeschi, ma italiani veramente pochi. Proviamo. Vi faccio vedere un po' il gameplay se riusciamo a entrare subito, non abbiamo la coda lunga. Come dicevo, il gameplay è veloce, frenetico, si salta, si corre, si spara, si muore molto facilmente. E finché non si conquista la torre, si può rinascere, siamo respawn. Appena si attiva la torre, invece, non possiamo più rinascere. E se crepiamo, qui bastano due colpi per crepare, dobbiamo rimanere ad aspettare che finisca il round. Round molto rapidi, molto veloci. E che di solito le partite finiscono in 2, in 3 round massimi, perché poi dipende dal limite di punteggio, ma la maggior parte dei server hanno un limite di 100 punti, almeno quelli che ho trovato io, poi non so se ci sono server con più punti da finire. Questa poi la vista da spettatore, come vedete, sulla vista dall'alto, vedete che adesso il tornado si sta restringendo, quindi ha attivato la torre. Vedete, manco un italiano a giocare, probabilmente sono l'unico. Comunque, come vedete, graficamente mi sa che usano lo stesso motore grafico del Trackmania 2, perché sembra fatto con lo stesso editor di piste. Ok. Allora, quella a sinistra, le barre a sinistra cosa abbiamo? Abbiamo la barra dei colpi, che abbiamo 4 colpi che possiamo sparare di seguito. E quelli, e poi dobbiamo aspettare che si ricarichi. Quella a destra invece è la pallina della stamina. Faccio qua centrare la vita, quindi un colpo me l'ha già tirato e quindi basta un colpo e mi fa un fuori. Non bisogna mai assolutamente star fermi, altrimenti ci fanno il culo. Merda, come dicevo. La torretta, oltre a far partire il confine, vi va dando parecchi punti che serviranno appunto alla fine. Come funziona? Vince chi fa più punti, quindi chi fa più kill e chi attiva la torre
e chi resiste fino all'ultimo. Gioco finale sarà a pagamento, io prevedo di non pagarlo perché sinceramente sono quei giochi molto competitivi in cui al gameplay, cioè il gameplay è limitato praticamente a fare questo, no? Si corre, si salta, si spara, quindi sono i classici giochi da tornei delle Lamparty, eccetera, quindi cosa a cui non parteciperò mai e non mi interessano. La costanza è poca, anche se magari può divertire chi è patito di giochi del genere, ma io preferisco appunto un Battlefield 3 in cui comunque ho molte più cose da fare rispetto al solo correre e sparare. Diciamo che queste poche partite che ho fatto mi ha divertito abbastanza come gioco, anche se appunto è limitato nelle meccaniche e nel gameplay. Anche lì forse trovavo molto più divertenti. Troverei più divertente un Quake Live o un Quake Wars. Come classifica dovrei essere tra quelli europei nei primi 300, perché prima ho fatto un po' di partite in cui arrivavo spesso primo o secondo, quindi ho scalato un po' le classifiche europee. Adesso sinceramente non ho idea di quanto sarà il prezzo finale, non so se sul sito ufficiale c'è scritto, non ho cercato, ma immagino che non sia tanto alto, anche perché la Nadea non è solita fare giochi costosi. Però visto che c'è di mezzo la Ubisoft, la mia paura è quella. Ovviamente sfrutta la rete Mania Planet, che è la stessa dei Trackmania, quindi menu login e anche menu delle opzioni avrà qualche problema. In effetti vedo anche opzioni tipo Klaxon, che sinceramente con un gioco di un FPS non ho idea di cosa serve, o come appunto le ombre delle altre macchine, eccetera, quindi dovrebbero sistemare un po' anche le menu opzioni all'avvio. Comunque sì, altra cosa interessante è l'editor di mappe, carino. Sulla falsariga appunto dei Trackmania. Adesso qua aspettiamo che parta. Vediamo se riesco a fare una partita un po' più decente. Diciamo che appunto magari questa gente qua è gente che magari ci gioca da quando era ancora in alfa, quindi ben più skillata di me, mentre io sono un abbezzo alle prime tre partite. E quindi niente, il gioco è limitato praticamente a queste meccaniche, lo trovo carino, ma tutto sommato anche inutile alla maggior parte delle persone. Perché appunto giocato da quelle persone che vogliono solamente un'alternativa ai classici arena shooter rapidi e frenetici, mentre per tutti gli altri possono benissimo farne a meno, perché no, non lascia nulla. Sinceramente era molto meglio divertirsi con i Trackmania, specialmente mi fai anche il Nation, che è gratuito. Ok, adesso riusciamo a conquistare la torre.
dovrei ancora rinascere forse, sì, perché è morto prima che la catturassero. Ok, facciamo l'ultima prova, ma intanto so già che creperò e quindi... Vabbè, ho giocato da schifo, ma vi assicuro che qualche partita l'ho vinta. Adesso che sto parlando, vi sto commentando, sono abbastanza distratto. E quindi faccio letteralmente cagare. Le altre sulle altre le altre opzioni, ma allora qua possiamo impostare profili, come vedete potete impostare nazionalità eccetera, perché le classifiche sono divise per oltre a quelle globali eccetera ci sono anche quelle divise per paese, regione, stato. Possiamo cambiare colore, andiamo a mostrare che c'è chat. Beh, permette i modelli macchine personalizzate, roba che dovrebbero cambiare un po'. Basta, questo è il gioco, quindi valutate voi.